forza fa il bis e dopo l'elezione al consiglio regionale dell'ex sindaco l'ingegnere Gianfranco Lopane, i Laertini ancora una volta hanno dato fiducia al centro-sinistra. Franco Frigiola è ufficialmente il primo cittadino di La Terza ad accoglierlo, i tanti cittadini che hanno riposto la loro fiducia nell'ex assessore, la volontà di dare continuità a questo decennio. Stiamo aspettando i dati ufficiali però dalla prefettura, però ecco, credo che non ci sono dubbi, quindi mi onoro oggi di investire, di vestire questo ruolo e di rappresentare questa bella città. E sono stati 3 mesi duri, a partire dalle primarie fino agli ultimi attimi, agli spogli e a quant'altro. Una campagna elettorale un po' aspra, ma adesso a bocce ferme, cosa vogliamo dire ai tuoi avversari politici? Allora, innanzitutto vorrei subito ringraziare il dottor Cefalo che mi ha già telefonato insieme al dottor Perrone e ho già detto, così come ho promesso durante la campagna elettorale, che dovremmo fare e dobbiamo fare un gioco di squadra. Si vince col consenso, ho detto sempre, ma si governa col confronto e questo rimane un motto importante, quindi collaborazione. Il futuro di La Terza parte già dal passato, perché noi abbiamo lavorato su due principi, la continuità con la novità. La continuità è rappresentata da tutti i progetti che abbiamo già in essere, immaginate la Casa della Salute, il centro polivalente anziani che sarà messa, la cui pietra sarà messa in questi giorni, la circonvallazione e tanti altri progetti. La novità sono sicuramente tutti i giovani che si sono approcciati alla nostra coalizione, perché era un progetto che convinceva e che partiva proprio dalla condivisione con la città, ma questi giovani sono stupefacenti, sono straordinari e saranno sicuramente la novità per La Terza. 3 successi, uno per il presidente Emiliano, uno per questa elezione nel consiglio regionale e speriamo di ufficializzare presto anche il nuovo sindaco di La Terza, che con grande orgoglio di tutta questa gente che sta qui con noi si chiamerà Franco Frigiola e potrà condurre La Terza nel futuro. Sarà una straordinaria stagione di successi e di collaborazioni, questo è uno straordinario risultato, quello amministrativo, anche perché dà continuità a quasi un decennio di attività amministrative, quindi è ancora la quintessenza di quanto poi abbiamo fatto in questi anni. Siamo soddisfatti per questo risultato amministrativo ancor più che per gli altri, perché ritenevamo che le nuove generazioni che in questi 10 anni si sono cimentate con la pubblica amministrazione, con il governo della città, potessero e meritassero davvero di poter continuare. E l'altro motivo di orgoglio è il fatto che anche in questa competizione elettorale tantissimi ragazzi si sono avvicinati alla politica, l'hanno interpretata in prima persona, hanno creduto in questo progetto e nel progetto futuro, e credo che da questa competizione elettorale possano nascere i sindaci del prossimo futuro. Quindi grande, grande orgoglio, grande, grande soddisfazione, grandissima emozione per quello che siamo riusciti a fare qui.